capito perché abbiamo messo la maglia nuova, perché quei colori lì ricordano tanto la Croce Rossa, perché se in panchina abbiamo 100.000 giocatori, non vi preoccupate, abbiamo infortuni a ogni partita. De Sciglio, forse quello è stato un segno del destino con il Napoli, ma pur sempre un infortunio. Quando ne partono tre, c'è gente in panchina tipo Rabiot, Ramsey, Dybala, che stanno così e dicono, guarda, Sarri dicono, io non posso farci niente, sono tutti rotti, quindi non posso metterti terzino destro. Non lo faceva Allegri, figurati se non lo faccio io. Cioè, che io cosa posso dire da questa partita? Poi mi fate ridere perché, quando Highway non si incazza è una cosa clamorosa, lo fa sempre anche quando vince. Ora, ditemi, elencatemi i canali, perché evidentemente io li segnalerei per... mancata reazione a un commento di questa partita. Ok, faceva caldo, quindi il caldo si fa sentire perché siamo più vecchi. E certo, Ribéry invece 36 anni rispetto a un Ronaldo 34, ma 32 non si fanno sentire. No, avete ragione voi, quindi è colpa del caldo che si fa sentire, quindi siamo abbastanza vecchi di età. Io dico, va bene, vogliamo partire con i soliti Pjanic, Matuidi e Khedira. Avendo la Champions League mercoledì, se questa è la formazione nostra titolare, perché non hai provato a metterli in campo con l'Atletico? Visto che la Champions dovrebbe essere il nostro obiettivo primario, no? Credo. Poi dicono sempre che è lo scudetto, ma... cazzo! Avrei detto che quelli che sono rimasti... insomma, la continuazione ad allenarsi hanno più condizione atletica. Ma non vuoi buttare questo Ramsey in campo? Capisco che Dybala non la deve vedere la partita perché... vuoi che sia rotto da Douglas Costa o un dribbling e fuori. Ebbene, un allungo, però 4 minuti, rip per voi fantallenatori. Anzi, vi spoilerò già che in settimana uscirà un video sul fantacalcio, ne parleremo e avevo dei giocatori, ma tanto 0-0, che vuoi dire. Quindi per quello chiudo la parentesi, in settimana avrete un video sul fanta, ci sarà un ritorno clamoroso, ma non mi interessa un cazzo, onestamente. E abbiamo tirato molto in porta, non so, prendo OneFootball che ogni tanto è comodo per ricordarsi proprio i numeri dei tiri in porta, perché vanno sottolineati come veramente siamo stati nulli, clamorosamente nulli. Io penso che Higuain potesse fare un allenamento adesso di prova a scatti, potrebbe correre tanto perché non si è mosso in campo, non ci siamo fatti vedere, non c'è stato modo neanche di fare un'azione, cioè addirittura potevamo vincerla, perché si sa che la Juventus è una squadra così camaleontica che addirittura ti lascia questo tanto di spazio, di possibilità, di margine di errore, che stavamo per chiuderla quasi con un gol di Khedira su degli errori nati proprio sul finale, ma insomma proprio senza quel merito che oggi proprio non ho visto. La Fiorentina ha un punto in classifica, la Fiorentina non vince una partita da febbraio 2019 e ha fatto la partita perfetta, come comunque l'aveva fatto con il Napoli, perché con il Napoli avevano giocato così, esattamente uguali, solo che questa volta la Juventus secondo me ha cercato di dosare le forze, perché voglio cercare di spiegare un attimo, oltre al caldo, le stronzate, Omaro, Sole, le scuse che quelle che noi quando eravamo in lotta con il Napoli usavamo di Sarri, no? Quelle, le cazzatine, che scusa possiamo inventare adesso? Onestamente, guardiamoci negli occhi. Ora voglio vedere veramente i tiri che abbiamo fatto. Sai, quello di Matuidi mi ricordo, una rovesciata di Ronaldo, ok, mamma, clamoroso. Poi Szczęsny che fra un po' fa segnare Chiesa su un retropassaggio. De Ligt sta facendo sia bene che male, perché i suoi anticipi li fa sul pallone, è grosso, quindi comunque quando prende un avversario lo travolge, vedi comunque gli scontri con Chiesa che l'abbiamo centurato. Ribéry, chapeau, 36 anni, io continuerò a dirlo, il caldo ha fermato tutti i vecchi, ma non Ribéry. Ribéry che perde palla, l'unico suo errore della partita, corre a testa bassa, va a riprendersi e la ruba con un intervento migliore dei difensori e gli ruba la palla. Cioè, così. Si è fatto male Pjanic, per questo possiamo stare tranquilli per quanto riguarda gli infortuni, perché se si rompe quello abbiamo quello, se si rompe il terzino e si era già rotto il terzino, ne abbiamo un altro di terzino adattabile, cioè l'esterno abbiamo l'esterno, in panchina stavano Emre Can, Rabiot e Ramsey, che prendono 14 milioni gli ultimi due. Quindi, i giocatori li abbiamo, Dybala, poi, apriamo una parentesi, Mandzukic in Qatar, col senno del poi, con tutti questi infortuni, mi preoccupa? No, perché non era possibile ugualmente trovare uno spazio per lui. Se si fanno male in tre e un altro è già fuori e non entra neanche Dybala dalla panchina, cosa te ne fai di Mario Mandzukic? Una riserva utile in questo momento per... No, basta, non inventiamo storie. Io
non voglio fare dei moralismi sul fatto che Manzo ci andava tenuto perché non si sa mai, oggi avrebbe fatto meglio di Higuaín, no, perché tanto è inutile girarci intorno, non era funzionale il gioco di Sarri, che oggi non si è visto, vuoi perché comunque la Fiorentina ha pressato veramente in modo asfissiante la nostra manovra, il migliore dei nostri, io dico, sia stato Alessandro, perché alla fine prendine uno che ha fatto il suo compito dall'inizio alla fine, che Dira che un po' si è proposto, che alla fine è stato l'unico a spingersi in avanti ad avere quell'occasione, che non se l'è sentita ritirare perché voleva servire Ronaldo. Cioè, trovatemi, Bernardeschi che cosa fa in questa squadra? Che cosa fa? Entra dalla panchina e si nasconde, perché si nasconde. Nella Fiorentina stava segnando D'Albert! Ci mancava il gol di D'Albert! Guarda, il gol di D'Albert è dell'interista. Ma peggio di umano, non lo so, guarda. Ci mancava il gol di D'Albert, il gol della barzelletta sarebbe diventata. Fiorentina che non vince da febbraio 2019 col gol di D'Albert, con la maglia rossa e bianca della Juve con la croce rossa. Poi uno non si deve incazzare, no, va bene. Io, allora, andate dalle altre persone e più calme e guardatevi un po' Spartita di Fiorentina-Juventus, dove uno dice: ah, tutto tranquillo, io ho soltanto una squadra che ha giocatori che li sputa dal bucio del quello lì, eppure non riesce a sostituire ancora che dire ancora in campo, eppure quello non si è ancora fatto male, cioè clamoroso, Quadrado alla fine ha fatto uno scatto, boh, ma che scherzi, si è fatto male, qui non possono scattare. Io penso una cosa, poi chiudo il video, perché tanto poi cosa vuoi commentare, 0-0, mi girano i coglioni, tanto due tondi li unisci, sono due palle, ecco. Anziché fare i tour del cazzo in Shanghai, Singapore, frutteranno un sacco di milioni di soldi alla squadra, ma un tour in montagna dove t'alleni, fai carichi di lavoro pesanti e poi vedi i giocatori che corrono. Perché sembra che vogliamo forzare questa Juve che vuole diventare da una cosa a un'altra, vuole diventare la squadra con Sarri, con dei giocatori che sono dei pioppi, che non potranno mai avere quell'agilità e quel gioco. Sembra che vogliamo adattare dei giocatori che non hanno quelle doti di essere giocatori prestanti a questo tipo di gioco e poi non li abbiamo neanche allenati, perché tu la condizione la trovi quando stai d'inverno, quando stai d'inverno, a luglio, ad agosto, montagna lì ad allenarti, a farti carichi di lavoro, a forzarti quei cazzo di muscoli, perché non è possibile che appena si allunghino due metri si rompono tutti, sono fatti di burro, è clamoroso. E non era il team di Allegri, ma abbiamo cambiato anche team medico, ma evidentemente il risultato è sempre lo stesso. Buon per voi che prenderete milioni a girare il mondo, ma non era possibile vedere la Juve che giocava una partita ogni due giorni, così, partite del cazzo. Invece non ti sai come facevamo un po' di tempo fa, no? La Juve che stava, mi ricordo quella città famosa dove andava sempre in montagna a allenarsi, ma è una cosa clamorosa perché in campo l'intensità non c'è stata oggi. Eppure con il Napoli sì, però oggi no, e però la Juve poi crollò sul finale, quindi diede una dimostrazione di stanchezza. Col Parma nel secondo tempo eravamo in apnea, non abbiamo fatto niente, e quindi clamoroso come alla fine ci troviamo qui a commentare una Juve che sta a 7 punti grazie a un gol di prima punta di Chiellini, a poi una Juve bella nel primo tempo ma che si fa prendere 3 gol in 15 minuti e che niente, e possiamo dire che la Juve non ha preso 2 gol, non ha preso gol su 3 partite in 2, bello, basta, alla prossima con l'Atletico, madonna.